Gesù, sei tenue come una corda di violino e sei bramosa come il mare e ti inerpichi sui monti e scendi nelle valli come qualsiasi tempesta di neve, ma sei gelido soltanto di fronte al peccato e altrimenti sei il calore e il colore dell'anima. E solo Giuseppe ha creduto che il tuo mantello contenesse tanto dolore. Non ti ha mai levato di dosso quel mantello di luce. Maria, con cui Dio ti ha coperta, per non far vedere che le tue spalle tremavano d'amore. Ma io, Maria, credo in te, e credendo in te, credo in lui. Ogni volta che nasce un uomo, Dio i tormenti del parto e se ne vergogna perché da questo amore sono nati fiori e montagne, olocausti e vergini. Fecondata da alcuno, eppure generò come il poeta, cui basta uno sguardo per riavere la sostanza del mondo. Quello che gli uomini chiamano amore non è altro che l'estensione della potenza biblica che ancora vive nei nostri momenti di agonia. L'adolescenza è un terreno superbo sopra cui si abbattono tutti gli alberi del mondo. L'adolescenza è uno strapiombo di acque. Vedevo nei sogni montagne che si capovolgevano e fiumi che straripavano. E tutta questa pena d'errore era mangita apparentemente dall'oscura presenza del demonio. In realtà si trattava di un trucco feroce perché Gesù fosse confuso come tutte le anime dannate chiuse nell'inferno. Quando tutti dormivano, Cristo sudava sangue. E mentre gli altri apostoli, assenti da qualsiasi rumore, riposavano nei loro occhi ciechi, a Cristo s'aggiungeva la veggenza dei cieli e soprattutto il senso dell'eternità. Ti giuro, Padre, mi fanno meno male i chiodi di quell'enorme fascio di nervi
ed i muscoli che mi stringe i visceri, la tua passione Dio mi sconvolge, sto diventando un uomo di pietra. Sarà la prima pietra di quella chiesa dove tu trionferai. Con la parola reo, scolpita nelle carni, questo grande reato d'amore per cui veniva incriminato, e capovolgendo le parole all'infinito, trovava Gesù in mezzo ai arabeschi di desiderio, e mai lui, che era stato così lieve come una breccia di primavera, trovava iniquo il peso della materia, a cominciare dalla croce. Io, figlio di un falegname, ho scelto il legno per morire, ma dal legno si alzerà la mia gloria, devo onorare chi ha cresciuto la mia adolescenza. È giusto che dicano costui è figlio di un povero, ma è anche giusto che provi che sono figlio del Creatore, e quindi devo risorgere. Ed ecco il teatro magnifico della crocifissione, in cui Dio crocifigge il Figlio e lo dimostra a tutti. Ecco il miracolo della contemplazione di quel volto spento che suda sangue e preghiere, ed ecco le tenebre della morte cadere non su di lui, ma su tutti gli uomini che l'hanno crocifisso.